ambedue in trasferta ed entrambe con uno stop nell'ultimo turno da riscattare. Le due molisane del girone F e la Serie D hanno un simile gravoso compito davanti a sé, ancor più per le qualità dei loro competitor di giornata. Il Vasto Girardi, reduce dallo stop interno del match disputato a Venafro contro il Team Nuova Florida, va al Mimmo Pavone di Pineto a far visita alla capolista abruzzese. Il Pineto ha 20 punti in più degli altomolisani, 46 contro 26, e in questa stagione ha subito due sole sconfitte, entrambe con il Fano, bestia nera degli abruzzesi. Nel mezzo, l'11 Rivierasco era stato capace di mettere insieme 16 risultati utili consecutivi, con 12 successi e 4 pari. All'andata era il 28 settembre, 4 mesi fa, cioè, le due squadre chiusero la contesa sullo 0-0. A dirigere le operazioni, con calcio d'inizio previsto alle ore 14:30, il fischietto pesarese Thomas Bonci, con assistenti Lorenzo D'Alessandris di Frosinone e Francesco Raccanello di Viterbo. In contemporanea, a Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, andrà invece un Termoli scottato allo stop interno col Trastevere e che, lontano dal Cannarsa, non ha mai ottenuto un successo. In 10 di esibizione, infatti, ha collezionato 5 pari e 5 sconfitte. Nelle ultime ore, il club ha acquistato due attaccanti, il senegalese Diop ed il serbo Bajrak, che potrebbero essere alla contesa già nelle Marche, in casa di un Porto d'Ascoli, quinto della classe, che recupererà il prossimo 8 febbraio la sfida sul campo della Vastese. Per i giallorossi, forte la volontà di uscire da quella che sarebbe una posizione sinonimo di retrocessione, per provare a rientrare nuovamente nella zona play-out. A dirigere le operazioni, in riva all'Adriatico, Gianluca Martino di Firenze, con assistenti Arlivelli da Pisa e Matteo Sintoni da Faenza.